Il 28 marzo scorso la presidenza dell'Azione Cattolica della Diocesi di Molfetta ha lanciato la campagna di promozione di nuovi stili di vita. Volti rivolti, l'umanità che fa bene, prende spunto dall'attualità e dalla visione sempre più ricorrente dell'altro come ostacolo e non come ricchezza. E uno degli obiettivi che si pone a livello cittadino è quello di sensibilizzare il territorio su questi argomenti. Per questo motivo l'incontro casuale con Ali Eksani. Vediamo. Perché hai deciso di scrivere questi due libri? Ti hanno aiutato a superare la morte dei tuoi genitori e di tuo fratello? Allora, innanzitutto io ho scritto questi due libri soprattutto anche per fare conoscere la mia storia per tutti gli altri ragazzi che magari si lamentano sempre di ciò che hanno. Poi il secondo per dare un messaggio di speranza di tutti coloro che magari dicono che non ce la fanno. Sei più ritornato a Kabul o hai il desiderio di ritornarci? Ti manca qualcosa della tua terra? Io fino adesso non sono più tornato in Afghanistan perché praticamente non posso neanche tornare, siccome io asilo politico, poi sono anche sul libro ho pubblicato che appartengo ad una famiglia cristiana, per me è difficile andare in Afghanistan, però mi piacerebbe andare in Afghanistan a vedere dove sono sepolti i miei genitori. Hai più rincontrato, sei in contatto con le persone che ti hanno ospitato durante il viaggio per l'Italia? Sì, con questo signore turco che vive in Turchia ho contatto con lui, sempre anche io dico grazie anche a coloro che mi hanno aiutato a realizzare i miei sogni. Le situazioni attuali e la nascita di nuovi conflitti a noi ragazzi, quale messaggio si può dare in relazione all'arrivo di nuovi rifugiati? Io credo sempre che i giovani di oggi, soprattutto anche la società di oggi, non devono ascoltare i messaggi sbagliati che danno i giornali o i politici. Bisogna sempre essere, come anche dice la nostra bellissima Costituzione, che oltre che abbiamo dei diritti, anche abbiamo dei doveri di solidarietà nei confronti degli altri. Bisogna essere socievole, aiutare a ricucire il tessuto sociale. Cosa ti ricordi di Kabul nel giorno in cui la tua casa è crollata e di Kabul in guerra? Io mi ricordo quando avevo 8 anni. Quelle macerie di casa che ho visto con i miei occhi che sotto i bombardamenti che è stata distrutta, una città ferita della guerra, una città praticamente che è distrutta durante tutte le guerre, durante la guerra civile. Quel trauma della guerra, quello che mi ricordo di Kabul. Grazie. Prego.